discorso che voglio farvi oggi è relativo al fatto, una notizia che ho seguito in televisione, sulla Rai, una trasmissione che si chiama Presa Diretta, tipo una specie di report. Adesso non so quando, cioè l'ho vista in replica, non so quando è andata, forse è andata o giovedì o mercoledì. Praticamente in questa trasmissione parlavano del fatto che Amazon in Italia, ma penso in tutto il mondo, ma lì parlano dell'Italia, ha una brutta pratica d'uso, ovvero oltre che ha monopolizzato il mercato della compravendita di oggetti di varia natura e quindi praticamente sta demolendo piano piano la grande distribuzione, ma specialmente la piccola distribuzione. Ma d'altronde ci siamo caduti un po' tutti, perché anch'io ogni tanto compro su Amazon. Perché il servizio, cioè, salvo tutto, è ineccepibile. Cioè, se tu hai bisogno di un oggetto che magari non trovi subito e lo vuoi avere nel giro di qualche giorno senza spostarti da casa, effettivamente la cosa funziona molto bene. Voi dovete pensare che a un mio amico gli ho ordinato un telefono di quelli corazzati, dopo 2 mesi circa ho avuto un problema con questo telefono e praticamente noi abbiamo detto, boh, lo mando indietro, faccio un rimborso. Telefonato ad Amazon, ho fatto il rimborso, nel giro di un giorno sono passati a ritirare il pacchetto e la sera stessa del ritiro avevo già praticamente sul mio account il rimborso in buoni. Poi quella sera lì praticamente, che era mercoledì sera, ho ordinato un nuovo telefono, perché già ho detto sfruttiamo quello, ti ho ordinato un telefono più nuovo, ho deciso di prendere un telefono un po' più costoso, ma sicuramente migliore. Insomma, praticamente morale della favola che ho ordinato mercoledì sera, al venerdì, entro mezzogiorno, è arrivato a casa mia. Cioè, se devo calcolare, devo andare in un magazzino, tipo MediaWorld, fare 30-40 km, avanti e indietro, non trovavo sicuramente l'articolo perché quelli di corazzati non se ne vendono molti in giro nei negozi. E tutto insieme, alla fine, ti conviene fare Amazon. Il problema è che Amazon, da cosa ha detto questa trasmissione, questo report, appunto, sfrutta una pratica che secondo me non è molto corretta. Prima di tutto insegue il profitto a tutti i costi, e purtroppo quello è un vizio che hanno tutte queste multinazionali, che praticamente apparentemente sembrano tutte perfette, tutte corrette, tutte, cioè, con attenzione al cliente, però poi alla fine, oltre a quell'apparenza lì, fanno delle cose un po' non molto chiare. E nel caso di Amazon, appunto, parlavano che tutti i prodotti tipo resi che non funzionano, oppure resi che magari non vengono, cioè non è che li mandano indietro da casa, li distruggono. Probabilmente il mio telefono, quello lì, il mio telefono, il telefono di quel mio amico che praticamente me l'avevo mandato indietro, che vabbè, è un articolo da 48 euro, non costava tantissimo. Però aveva questo problema, dici lo mandi indietro, loro in teoria dovremmo mandarlo da casa e poi farlo riparare e poi vederlo come ricondizionato. Il problema è che questo prodotto costa talmente poco che a mandarlo indietro, farlo riparare, quelli altri non lo riparano. Al massimo gliene mandano un altro, perché se costa al cliente finale 48 euro, vuol dire che loro gli costerà boh, 78 euro un telefono così, non di più, o 10 al massimo. Quindi il tempo di spedizione avanti e dietro, tutto. Probabilmente quel telefono lì lo distruggono, gli conviene di più fare il rimborso Amazon, ci perde di meno, no? Piuttosto che mandare indietro il telefono e farlo riparare. Anche perché se io avessi voluto un telefono uguale, loro me ne mandavano un altro uguale, ma magari ricondizionato, magari che ne so, boh, mi mandavano un altro, punto. E poi se andava bene, se non andava bene, anche. Ma il problema è che in questo report parlano anche del fatto che tanti prodotti invenduti, ad esempio, mettiamo televisori, telefoni,
piccoli elettrodomestici che magari probabilmente Amazon durante le feste, prima delle feste, accumula nei suoi magazzini e poi fa un calcolo, una stima di quelli che può vendere. Finite le feste, naturalmente questi prodotti invenduti cosa fanno? O stanno lì fin tanto che riescono a venderne qualcuno, perché non è detto che vengono tutto Natale o tutto, non so, nel periodo così, possono anche vendere di dopo, però passato un certo tempo loro hanno bisogno di liberare i magazzini. Visto che loro un magazzino costa, a questo punto gli conviene di più, invece di mandarli indietro e distruggerli. Il problema è che se tu mi distruggi un telefono o un televisore, e vabbè, fai un, cioè, diciamo, a livello ecologico non è un granché, ma è uno e uno. No, a quanto pare sono centinaia di migliaia di articoli, quello è un problema. Piuttosto potremmo regalarli ai poveri, non lo so. Cioè, per distruggerli, regalarli ai poveri, li mandi a una famiglia bisognosa che ha bisogno magari del telefono o bisogno del televisore, lo regali. Fai un'opera buona e fai bella figura, perché a quanto pare con la roba, in questo tempo dicevano che con la roba da mangiare dei cani, tipo, perché Amazon vende di tutto, no? Quindi prodotti per animali, cosa è capitato? Che c'erano delle scorte scadute o alla scadenza, no? Quindi quelle scadute automaticamente venivano buttate al macero, e vabbè, è roba scaduta, per legge non puoi venderla. Però la roba che era prossima alla scadenza, a quel punto invece di distruggerla, hanno concordato con i dipendenti, probabilmente se sono uno dei dirigenti del lab, che gestisce tutte le spedizioni, hanno praticamente deciso di darle canini che ne ha bisogno. E quello è positivo su quella roba lì. Scusate, faccio un raffreddore. Ah, ecco, per inciso, non è il virus cinese, è solo raffreddore. Comunque, il morale della favola è che sentendo questa notizia sono un po' deluso da cliente Amazon. Perché sì, è comodo Amazon, ha un servizio diciamo ineccepibile a livello da cliente. Io non posso dire niente, perfetto, cioè ha fatto servizio. Però se compro un affare del genere, che è una multinazionale, che vuole farti con la morale quando parla, noi di Amazon, come anche altre, no? Senti parlare nella pubblicità, queste qua sembrano che abbiano il verbo assoluto, no? Che detto quello che fanno loro è tutto perfetto. Tutto perfetto alle balle. Piuttosto regalate la sta roba. Se, devi essere più onesto, perché non so. Cioè, è una cosa che mi ha deluso. Io adesso ad esempio ho fatto Amazon Prime, tra un mese non so se continuo l'aggiornamento, perché non se ne merita i 36 euro l'anno per Amazon Prime, anche se è comodo, non se ne merita. Voi che ne pensate? Io dopo che ho visto questo effettivamente mi dà da pensare. Cioè per assurdo eBay, che è il concorrente di cui compro anch'io un po' di roba, se non salta fuori qualcosa di diverso, ma penso che lì non sia molto distante, mi sa che compro roba da eBay. Perché direi che l'unico sistema per correggere questi errori delle multinazionali è che noi, tutti i clienti, li boicottiamo, non compriamo più niente. Nel giro di 6 mesi vengono da noi a piangere e cambieranno sistema, perché poi alla fine la loro forza praticamente chi compra, poi loro danno un servizio, poi loro danno un servizio, però se il servizio non corrispondono alle vendite e non corrisponde a un guadagno continuo, perché queste multinazionali, nella loro logica di funzionamento, non guardano mai che ci può essere un momento che possono crollare il commercio, oppure ci può essere un momento in cui c'è un calo delle vendite, no, loro guardano sempre l'aumento. Oggi facciamo 10, domani 15, tra un anno 25, tra 10 anni 100, 100, vanno avanti così. La volta che il mercato crolla di 5-10%, fanno i proclami, disastro, abbiamo venduto 5% in meno, come facciamo? Poi, logico, l'ultima ruota del carro, i dipendenti sono quelli che ne pagano le conseguenze, perché loro tanto non hanno nessun, hanno un pelo sullo stomaco che è alto 2 km.
praticamente loro si vedono che un reparto non funziona, boh, ne mandano via 1000, 2000, non se gliene frega. Tanto sanno che dall'altra parte del mondo lo aprono 2 o 3 mila persone e le trovano. Perché tanto qualcuno che ha bisogno di lavorare c'è sempre, quello è il problema. Comunque un consiglio, io dopo una notizia del genere, praticamente se posso, non compro più da Amazon, va bene? Se posso. Se poi non si può, beh, vorrà dire che compreremo qualcosa, però non gli do la soddisfazione. Ciao.